Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi parliamo di Age of Comics, un titolo di piazzamento lavoratori con ambientazione nel mondo dei fumetti a cura di Lirius Games, che ringraziamo per il prototipo. Prima di passare al tutorial, vi ricordo che questi non sono i materiali definitivi del gioco e che quindi potrebbero presentare delle variazioni. Vediamo subito come si gioca. Una partita Age of Comics si compone di 5 round di gioco, come si può vedere dal tracciato calendario. Ogni round è composto da 3 fasi: una breve fase di setup iniziale, la fase delle azioni, che costituisce il cuore del gioco, e una fase finale in cui si ottengono punti e viene riformulato l'ordine di gioco. Dopo 5 round si contano i punti ottenuti da tutti i giocatori e chi ha più punti è il vincitore. Nella fase di preparazione del round, inizialmente si gira il segnalino calendario del round in corso. Questo mostrerà uno dei 6 generi di fumetto presenti nel gioco. In questo caso abbiamo girato la fantascienza. Andremo quindi sulla mappa di gioco e andremo a girare tutti i contratti di vendita relativi al genere che è stato selezionato in modo da vederne il fronte. Dopodiché, si effettuerà il refill dei segnalini idea, che sono questi. Deve sempre essercene uno per tipo all'inizio del round. Gli altri due aspetti che bisogna Gli altri due aspetti di cui bisogna occuparsi sono la distribuzione dei segnalini hype e l'aumento del talento dei propri team. Di questo parleremo in seguito, dopo che avrete un'idea migliore sulla meccanica del gioco. Nella fase delle azioni, ogni giocatore ha a disposizione sempre 4 meeple, a prescindere dal numero di giocatori, con la possibilità eventualmente negli ultimi turni di assumerne un quinto. Al proprio turno il giocatore decide quale azione andare a svolgere piazzandovi un proprio meeple. Gli spazi azione stampati su ogni azione sono sempre 5, ma ne sono disponibili solo un certo numero, ovvero il numero dei giocatori più 1. Ora vediamo cosa si fa con le prime azioni. Allora, l'azione di assunzione, se selezionata, consente di andare a ottenere nuovi content creator da aggiungere alla propria mano. Con l'assunzione si possono prendere esattamente uno scrittore e un artista, selezionandoli tra quelli disponibili o pescando dalla cima del mazzo. Le carte hanno diversi colori, questo significa che ogni artista e ogni scrittore è specializzato in una certa tipologia di fumetto e lavorerà meglio se verrà assegnato a quella tipologia. Dopodiché hanno un valore che varia da 1 a 3 e che rappresenta sia il costo di assunzione che il valore del creativo, e poi hanno la possibilità di attribuire un fan, sempre se vengono assegnati alla categoria di fumetto in cui sono specializzati. Vi faccio notare che le carte di valore 1, essendo un po' più deboli, hanno questa icona a mostrare che danno immediatamente un gettone idea del loro colore. La seconda azione è quella di sviluppo. Questa azione vi consente nuovamente di prendere in mano una carta. In questo caso la carta che andremo a selezionare è il fumetto che poi stamperemo. Anche in questo caso è possibile scegliere una delle carte presenti nel display, in questo caso gratuitamente, oppure pagare 4 monete per andare a scegliere dal mazzo uno specifico genere di fumetto. Ricordate che dovete sempre rispettare un limite della mano di 6 carte, composte da scrittori, artisti e fumetti. Inoltre, le carte fumetto danno diritto, quando vengono giocate, a una ricompensa mostrata nell'angolo in basso a destra, che può essere un fan aggiuntivo, 4 monete,
un biglietto della metropolitana o due token idea a scelta. Un'altra possibile azione è quella di andare a prendere segnalini idea che vi serviranno per la pubblicazione dei fumetti. A partire da questa azione e nelle successive che vedremo, gli spazi danno man mano azioni meno efficaci. Come vedete, nel primo spazio potete prendere due gettoni da questa riserva, più due dalla riserva generale e poi andranno decrescendo man mano che ci si piazza. L'azione di pubblicazione è quella un pochino più complessa ed è il cuore del gioco perché la pubblicazione dei fumetti è ovviamente il vostro obiettivo principale. Vi faccio notare che il primo spazio azione vi consente di stampare due fumetti, mentre tutti gli altri vi consentono di stamparne solo uno. Per stampare dovete avere in mano una serie di elementi. Innanzitutto un team di creativi, quindi un artista e uno scrittore, e poi un fumetto, per un totale di tre carte. Un esempio potrebbe essere questo. Notate che non è necessario che entrambi gli artisti siano specializzati nello stesso genere del fumetto che volete pubblicare, tuttavia in genere è una scelta preferibile perché questo vi consentirà di formarli più facilmente facendone aumentare il valore, nonché vi conferirà un maggior numero di punti alla fine del gioco. Se tuttavia non riuscite a trovare gli artisti necessari, potrete sempre usare un'azione bonus che vedremo in seguito per effettuare degli scambi. Ipotizziamo quindi di pubblicare questo fumetto. Il valore degli artisti è di 4 e quindi dovremo pagare questo costo in monete. Dopodiché dovremo anche scartare due gettoni idea del tipo fantascienza. A questo punto potete prendere la tripletta e posizionarla sulla vostra plancia di gioco in questo modo, in modo che si vedano il valore dei creativi e la copertina del fumetto. A questo punto andrete a selezionare dalla parte centrale della plancia la placchetta corrispondente al fumetto che avete appena realizzato e andrete a piazzarla sul tracciato fan del vostro colore contando i fan iniziali. Nel nostro esempio avevamo un tris di carte tutte dello stesso colore, quindi due artisti specializzati sulla fantascienza, per un totale di 1, 2, 3 fan, più un quarto attribuito come bonus da questo specifico fumetto, quindi un totale di 4 fan. Se avete giocato un artista o uno scrittore che non corrispondono al genere del fumetto pubblicato, questi non attribuiranno fan. Nel corso del gioco si può anche decidere di andare a stampare un fumetto che costituisce un plagio di un fumetto già realizzato da un avversario. In questo caso utilizzerete la riga di tessere inferiore. Questo comporta generalmente un minor numero di fan e nessun beneficio bonus dalla carta, però può essere un'azione vantaggiosa perché ha dei costi inferiori. Per farlo, infatti, vi serviranno esclusivamente una carta artista, una carta scrittore e i soldi necessari per pagare queste ultime. Non avrete bisogno né dei gettoni idea né della copertina, andrete invece a selezionare da questo mazzo la carta corrispondente. La quinta possibile azione è l'ottenimento di royalties. Semplicemente ci si piazza e si prendono le monete indicate di fianco allo spazio azione occupato. L'ultima azione, invece, è quella dei contratti di vendita, che quando selezionata vi consente di andare a spostarvi sulla plancia presente sul tabellone di gioco e acquisire contratti. Con questa azione avete la possibilità di spostare il vostro segnalino sulla mappa e poi acquisire contratti. I contratti servono a ottenere nuovi fan per il vostro fumetto. Questa azione è composta da tre parti che potete combinare come volete: movimento, girare nuove tessere e acquisire nuove tessere. Il movimento iniziale è sempre di uno step in uno degli spazi circolari. Questo movimento è gratuito.
Se volete muovervi ulteriormente, dovrete pagare 2 monete per ogni passo successivo che volete effettuare. Poi, in base allo spazio azione in cui vi siete piazzati, potrete prendere da 1 a 3 tessere. E prima di farlo, naturalmente, potrete girarle per vederle. Ad esempio, io prima ho pubblicato un fumetto a tema fantascienza, quindi potrei essere interessata a prendere questo contratto, che riguarda appunto il genere fantascienza. I contratti hanno un valore e un numero di fan che attribuiscono. Il valore è dato dalla somma dei valori degli artisti dell'artista e dello scrittore che avete utilizzato per la pubblicazione. Non appena raggiungete tale valore, potete utilizzare il contratto segnandovi i fan per lo specifico fumetto e poi girandolo sul retro. Come vi dicevo, l'ordine in cui potete effettuare queste azioni è variabile, quindi potreste ad esempio prima prendere un contratto, poi muovervi ed eventualmente prenderne un altro, se l'azione ve lo consente. Inoltre, se avete a disposizione un biglietto della metropolitana, potete spostare il vostro segnalino in un luogo a piacere, senza pagare nessun costo, e da lì continuare l'azione come prima. Se avete seguito la spiegazione attentamente, vi ricorderete che all'inizio del round vi avevo parlato di formazione dei vostri professionisti. Questa è un'azione che potete fare appunto all'inizio di ogni round e che vi serve per il soddisfacimento dei contratti. Facciamo un esempio. Io ho pubblicato questi 2 fumetti e ho questi 3 contratti. Vediamo che cosa è possibile fare. Per valutare il valore dei contratti guardo la somma dei valori delle 2 carte, quindi sul fumetto fantascientifico posso immediatamente giocare questo contratto perché ho già un valore di 4, quindi lo giro e vado ad aumentare il fumetto di 2 step sul tracciato dei fan. Non raggiungo invece il valore di 5, quindi nella fase dell'inizio del turno posso effettuare la formazione. La formazione consente di migliorare i valori dei propri artisti fino a raggiungere il massimo di 3 ciascuno. In questo caso ho già un artista che vale 3, quindi non posso migliorarlo ulteriormente. Posso però migliorare le capacità dello scrittore. Se ho una coppia di artisti che lavorano entrambi sullo stesso genere, quello, diciamo, meno dotato impara dall'altro. La formazione in questo caso costa una sola moneta, quindi potrei spendere 1 per far passare lo scrittore a valore 2. In un turno successivo potrei ancora spendere per farlo aumentare di valore 3, ma possono sempre aumentare di un solo valore per volta. A questo punto avrei raggiunto il valore di 5 necessario per questo contratto e potrei quindi girarlo e ottenere altri 3 fan per questo fumetto. Nel caso in cui invece io abbia giocato 2 artisti che non appartengono alla stessa categoria, questi non possono imparare l'uno dall'altro. La stessa cosa vale se i 2 artisti hanno lo stesso livello di competenza, ovvero lo stesso valore. In questo caso devono effettuare un training di formazione esterno, che è più costoso e costa 2 monete. Ad esempio, in questo caso, per poter soddisfare il contratto di valore 5, io dovrei migliorare l'artista a livello 3, quindi pagare 2 monete e applicargli un segnalino da 3. Notate che non potrò mai fare lo stesso lavoro sullo scrittore, perché non sta lavorando al genere in cui è competente. La pubblicazione del secondo, del terzo e del quarto fumetto danno la possibilità di sbloccare questi cubetti utilizzabili per le azioni bonus. Quando un cubetto viene sbloccato, bisogna scegliere immediatamente a quale azione destinarlo, considerando che con 2 fumetti è possibile scegliere solo un'azione dalla prima riga. Con il terzo si può aggiungere anche la seconda e con il quarto si può scegliere fra tutte le azioni possibili. Quando il cubetto viene piazzato, resterà lì per il resto della partita.
e potrete utilizzare l'azione speciale ogni volta che utilizzate l'azione principale ad essa collegata. L'azione speciale dell'azione assunzione consente di scambiare due carte tra quelle che avete già giocate sulla plancia o quelle che avete in mano, che siano state appena prese o meno. Questo è l'unico modo che avete per modificare gli artisti assegnati ai fumetti e quindi, ad esempio, andare a fare degli scambi per avere artisti che lavorano sulla loro competenza. La seconda azione invece si lega allo sviluppo dei fumetti e consente di ottenere i segnalini hype. Quando andate a prendere un nuovo fumetto, ci mettete sopra un segnalino. Questo in pratica significa che voi ne annunciate la pubblicazione, ma questa non verrà effettuata subito e continuerà a generare hype all'inizio di ciascun round in cui non avrete ancora pubblicato il fumetto. Potrete quindi cumulare più segnalini nel corso del gioco se rimandate la pubblicazione e ciascuno di essi vi darà immediatamente due fan nel momento in cui pubblicherete effettivamente il fumetto. La terza azione consente di spendere fino a un massimo di 3 segnalini idea, appena ottenuti o che avete già in riserva, trasformandoli in fan per i fumetti che avete già pubblicato. Ovviamente, se io ho un fumetto romantico, devo spendere un gettone idea dello stesso tipo per aumentarlo. Posso in questo modo incrementare di un fan 3 fumetti diversi, mai più di una volta per turno lo stesso fumetto. Il miglioramento dell'azione pubblicazione consente di migliorare le vostre tecniche di stampa. Su ogni fumetto stampato successivamente alla scelta di questo miglioramento, metterete uno di questi gettoni colore, che valgono 2 punti alla fine della partita. Il miglioramento dell'azione royalties consente di spendere monete per ottenere fan aggiuntivi che potrete distribuire sui vostri fumetti a piacimento, anche volendo tutti sullo stesso. Infine, il miglioramento dell'azione vendite consente di ottenere un quinto meeple da utilizzare solo per il round in corso. La pubblicazione del quinto fumetto consente di spostare un cubo già piazzato in precedenza su un'altra azione speciale. Inoltre, a fine partita, darà un punto per ogni fumetto originale pubblicato. Infine, la pubblicazione del sesto fumetto darà diritto a 2 punti per ogni fumetto pubblicato dal sesto in poi. La pubblicazione dei fumetti dà diritto all'acquisizione dei gettoni maestria, che sono presenti ovviamente uno per genere. Il gettone viene acquisito dal primo giocatore che pubblica un fumetto di un certo genere. Quindi, ad esempio, con la mia prima pubblicazione io avrei potuto ottenere questo gettone. Il possesso del token maestria consente di ottenere immediatamente un fan in più ogni volta che si pubblica un fumetto di quella categoria. Il gettone può essere preso da un altro giocatore se questo raggiunge un maggior numero di pubblicazioni in quella categoria con almeno un originale. Alla fine del gioco, ciascun gettone maestria vale 2 punti di vita. Quando tutti i giocatori hanno piazzato tutti i loro meeple, si passa alla fine del round. La prima cosa che avviene è la valutazione delle vendite dei fumetti, che consente di ottenere punti e di riformulare l'ordine di turno. Ogni giocatore prende in considerazione il proprio fumetto con più fan e lo confronta con il numero di fan degli avversari. In questo caso avremmo il giocatore rosa primo con It Lives. Il giocatore viola secondo con il fumetto fantascientifico e il giocatore giallo e il giocatore blu pari al terzo posto. Il primo classificato riceve un segnalino da 3 punti, il secondo un segnalino da 2 punti, il terzo un segnalino da 1 punto, il quarto non riceve nulla. In caso di pareggio, come in questo caso, i giocatori impari ricevono entrambi i punti vittoria,
si salta il passaggio successivo. Dopodiché si ottengono le rendite per tutti i propri fumetti pubblicati, andando a vedere la tabella. Quindi in questo caso il rosa, il viola otterrebbe 4 più 3 monete e così via. Ciascuno conta il proprio introito. Quando un fumetto supera i 10 fan, viene girato sul retro della tessera e quindi ottiene ulteriori 6 monete. Una volta che tutti hanno preso le rendite, si riorganizza l'ordine di gioco. Il giocatore che è arrivato quarto, nella classifica dei fan giocherà per primo e così via. Infine, ogni pubblicazione, quindi ogni fumetto, perde un fan e quindi tutte le pubblicazioni vengono arretrate di uno sul tracciato. Questo viene fatto in tutti i round, escluso l'ultimo. Come ultima cosa, si rimuovono e si rifillano tutte le carte rimaste nel display e si rifillano i gettoni idea. A questo punto potete passare al round successivo, con l'inizio della fase di preparazione. Dopo il quinto round, i giocatori conteggiano i punti vittoria nel modo seguente. Ai punti ottenuti nel corso del gioco, si sommano un punto per ogni fan attualmente in vostro possesso, contando i fan di tutte le pubblicazioni che avete. Dopodiché ottenete un ulteriore punto vittoria ogni 4 monete rimaste e ogni 4 segnalini idea rimasti. Infine, ottenete punti per i fumetti che avete pubblicato. I fumetti in cui né l'autore né l'artista lavorano al proprio genere valgono 2 punti. Quelli in cui solo uno dei due corrisponde ne valgono 4 e quelli in cui avete la tripletta di carte dello stesso colore ne valgono 6. I plagi valgono sempre 0 punti. Non dimenticate che anche i gettoni maestria valgono ciascuno 2 punti vittoria per chi li possiede. E queste sono le regole di Age of Comics. Noi l'abbiamo trovato un piazzamento lavoratori decisamente interessante e ben ambientato. Io vi ricordo che se avete domande potete scriverle nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. E ci tengo ancora a ringraziare Giacomo Cimini per averci fatto provare il suo prototipo in anteprima. Ciao a tutti, al prossimo video!